Ci è capitato di recente di dover affrontare la trasformazione e la nascita di una startup e-commerce all'interno di un'azienda multinazionale, di un'azienda con un fatturato piuttosto elevato, con tantissimi dipendenti, un'azienda consolidata e un'azienda produttrice, produttrice di una certa tipologia di prodotti estremamente tecnici con un R&D e dei prodotti anche brevettati con una tecnologia proprietaria e che ha una rete distributiva a livello globale. Questo tipo di aziende, queste aziende di tipo medio-grande, hanno capito negli ultimi anni che è divenuto estremamente fondamentale e importante riuscire a sfruttare l'opportunità che sta nascendo e soprattutto riuscire a evolversi con i nuovi canali che stanno, nuovi canali di comunicazione, di marketing e anche di distribuzione che stanno nascendo grazie appunto all'e-commerce e alle nuove tecnologie. È un aspetto estremamente importante quello di riuscire ovviamente a trasformarsi e adattarsi anche nel caso di aziende estremamente grandi, quindi di aziende che hanno un'amministrazione piuttosto che un magazzino, una rete distributiva, diverse filiali, tanti dipendenti, commerciali, eccetera, riuscire un R&D anche e riuscire appunto a trasformarsi e divenire un'azienda che è in grado poi di soddisfare la velocità e soddisfare le dinamiche che richiedono i nuovi canali di distribuzione, che richiede l'e-commerce in generale. In questi casi le scelte sono piuttosto diverse, quindi si può optare per esempio per la creazione di una startup, quindi la creazione di una startup, di una sorta di spin-off dell'azienda che si occuperà direttamente della vendita online, con appunto in modo che sia estremamente veloce, che sia dinamica, che sia in grado di soddisfare il cliente finale e gestire tutte quelle dinamiche che per un'azienda magari business to business, un'azienda che produce dei prodotti e che distribuisce attraverso distributori e rivenditori e i grossisti, non può sostenere perché effettivamente il customer care verso il cliente finale e la distribuzione, le dinamiche che richiedono un e-commerce sono estremamente diverse rispetto appunto a quelle tradizionali. Quindi la prima scelta sicuramente può essere quella di realizzare una startup, di realizzare una sorta di spin-off, una società sussidiaria della società principale che sia in grado di gestire questo tipo di attività e avere anche un team dedicato e avere una soluzione poi anche a livello di gestione logistico-amministrativa dedicata per poter gestire un e-commerce sia a livello nazionale che internazionale. Un'altra sicuramente opzione è quella invece di gestirla all'interno della società principale. Ovviamente questo dipende molto dalle casistiche e dalle possibilità della società e anche da quanto è grande. Sicuramente la soluzione della startup rispetto a avere semplicemente un team interno che si occupi dell'e-commerce è la soluzione che permette veramente di rendere il tutto molto più gestibile e rendere il tutto soprattutto separato, molto più flessibile e più semplice da sviluppare. Invece un team interno e avere un'area dedicata solo all'e-commerce che utilizza i sistemi di distribuzione, che si interfaccia con i canali di distribuzione piuttosto che con i canali di comunicazione, con i commerciali, con la parte amministrativa, con la parte logistica di magazzino, di distribuzione, con l'R&D interno, diventa poi tutto ovviamente un attimino più complesso da gestire, sicuramente gestibile, ma è un po' più complesso. Quindi ci sono delle dinamiche differenti, non si possono utilizzare semplicemente le stesse strategie e i stessi sistemi di gestione che ci sono all'interno del business tradizionale, ma bisogna veramente avere qualcosa di separato. L'e-commerce richiede un avvicinamento diretto verso il cliente finale, richiede dei tempi di consegna estremamente veloci, quindi dei tempi anche di approvvigionamento estremamente veloci, richiede un team interno che si occupi della parte di sviluppo, della parte tecnica, richiede un customer service diretto verso il cliente finale, richiede una gestione dei social, una realizzazione dei contenuti e richiede veramente, insomma, tantissime figure, anche poi di ottimizzazione di SEO, di gestione della parte marketing, anche di gestione in sé della logistica e del pricing e dei listini verso i clienti e del contatto con i fornitori, che ovviamente in quel caso deve essere diversa e più focalizzata verso il business to consumer
e più focalizzata verso l'utilizzo delle nuove strategie. Facendo un esempio concreto, ovviamente non si possono nella parte amministrativa gestire tutti quegli step burocratici che ci sono all'interno di un'azienda di tipo tradizionale, quindi il passaggio delle proforma, dei preventivi, delle conferme d'ordine, tutti quei passaggi che ci sono all'interno appunto di un business to business o comunque all'interno di un business di tipo tradizionale, ma devono essere trasformati, devono essere riportati in maniera più snella, più gestibile, tagliando tutte quelle parti che non sono necessarie e automatizzando la maggior parte dei sistemi e dei processi all'interno appunto della gestione della vendita verso il cliente finale. Un altro aspetto critico è appunto già anche il customer service, che deve essere dato in orari anche al di fuori degli orari normali, quindi anche in quel caso bisogna avere una copertura che non è detto che sia 24 ore su 24, ma quasi comunque 7 giorni su 7, per dare veramente al cliente finale un supporto veramente molto più adeguato e molto più vicino, che entri in diretta concorrenza poi con i competitor che stanno sempre più crescendo. L'aspetto fondamentale quindi per questo tipo di aziende è sicuramente quello di non considerare l'e-commerce come un negozietto, come una piccola vetrina, ma è quello di considerarlo proprio come una società, come una struttura a sé stante che ha bisogno delle logiche, dei sistemi di gestione, dei processi a sé stanti e diversi rispetto ai processi tradizionali. Quindi non si ragiona magari più per volumi, per pallet di merce, ma si ragiona per pezzi, si ragiona per singoli pezzi e prodotti, singole spedizioni e singoli clienti. E anche la gestione poi del processo di vendita, di contatto con il cliente, customer service, e anche la gestione dell'esperienza del cliente diventa estremamente fondamentale per potersi differenziare e poter aumentare la visibilità del proprio brand, dei propri prodotti e il proprio fatturato. Se ti è piaciuto questo video, metti un mi piace e condividilo con i tuoi amici. Per rimanere sempre aggiornato, iscriviti al nostro canale e se vuoi interagire con noi, clicca sul pulsante che trovi qui sotto per iscriverti al nostro gruppo riservato. Ciao e al prossimo video!